Mirko De Martinis ha continuato a dichiararsi innocente anche nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto questa mattina nella casa circondariale di Pescara, davanti al GIP Giovanni De Rensis e al procuratore aggiunto Anna Rita Mantini. Il 48enne pescarese, che resta in carcere, è accusato di aver ucciso la compagna Alina Kozak, 40enne di origini romene. Il femminicidio sarebbe stato compiuto il 18 gennaio nella casa di spoltore dei due conviventi e la morte della giovane donna sarebbe avvenuta per asfissia meccanica violenta da strangolamento mediante compressione atipica del collo, come emerso dagli accertamenti eseguiti a seguito delle indagini che dopo 8 mesi hanno portato all'arresto del 48enne difeso dall'avvocato Massimo Galasso, che uscendo dal carcere di Pescara ha dichiarato. Ha risposto alle domande del giudice, si è dichiarato innocente come ha sempre fatto. Oltre non ho niente da dire, la fase delle indagini voi la conoscete, sapete, fate il vostro lavoro, non c'è nulla da poter dire di più. Ci sono degli accertamenti e approfondimenti da fare, da parte della difesa li faremo. Se la cosa è in atto vedremo, non ci sono ancora richieste, lo valuteremo più avanti. La morte della 40enne romena era stata inizialmente attribuita a un malore. Era stato infatti lo stesso De Martinis a chiamare il 118 la notte del 18 gennaio, affermando che la compagna non si era sentita bene. In realtà, come poi chiariranno le indagini, Alina, che aveva manifestato l'intenzione di lasciare il convivente, sarebbe stata strangolata nel letto, colta di sorpresa. Dalla procura del Tribunale di Pescara, il procuratore capo Giuseppe Bellelli e il procuratore aggiunto Anna Rita Mantini hanno dichiarato che, fermo restando la presunzione di innocenza, la morte di Alina Kozak lascerebbe ipotizzare un caso gravemente classico di femminicidio. Sicuramente evidenziato nell'ordinanza l'accertamento medico-legale che già da un primo esame ha dato evidenza di segni macroscopici sul collo di una pressione forte quindi di un possibile e probabile strangolamento, di cui poi si è avuto via via conferma sempre a livello medico-legale, perché poi l'indagine seguita dal procuratore aggiunto Mantini e nelle fasi iniziali anche dal sostituto procuratore Rosangela Di Stefano ci ha indotto a nominare un collegio di consulenti, 3 consulenti medico-legali, e tutti hanno dato un'evidenza macroscopica e anche microscopica delle lesioni sui tessuti del collo, quale causa della morte univoca, non essendone evidenziate altre a livello autoptico. Merito anche al medico legale, che è il dottor Ildo Polidoro, che già da un primo esame disposto dal magistrato ha riferito anche oralmente subito all'ufficio che la questione prendeva una direzione di un rischio di omicidio, di una probabilità alta di omicidio per strangolamento, e quindi abbiamo fermato l'attività, abbiamo proceduto con le modalità garantite per la difesa. La misura cautelare si fonda su 2 presupposti, sui gravi indizi di colpevolezza e su esigenze cautelari, che in questo caso sono sia quelle di reiterazione, anche credo che è stato evidenziato rischio di inquinamento probatorio. Nei vari telefonini, negli strumenti informatici, una manipolazione intervenuta dopo la morte, quindi chiaramente una persona che aveva avuto delle iniziative che sono state ovviamente valorizzate in sede di indagini. Questa è una vicenda che è stata molto approfondita, perché non soltanto, come ha detto il procuratore, le evidenze medico-legali sono state molto chiare, cioè hanno escluso qualunque concausa, e quindi chiaramente questa per noi è una fonte diciamo tecnica di supporto alla causa della morte fortissima, un collegio di 3 espertissimi medico legali fatta con le garanzie del 360, certo, sì, quindi sì, con la partecipazione 360, cioè? CPP, cioè con la garanzia difensiva, quindi con la, erano presenti i difensori al conferimento dell'incarico, che avevano facoltà di nominare anche i loro consulenti. Un parte nominato che comunque non ha aggiunto, almeno agli atti, nessun ulteriore elemento a favore del reo. Questo è importante, perché noi abbiamo avuto questa sensibilità, credo, istituzionale di sollecitare anche una, quindi il tempo una tesi alternativa possibile, avete dovuto attendere il deposito, oltre che l'esame sui dati tecnologici. Anche questi hanno aiutato a comprendere comunque l'esistenza di un movente. Alina voleva andare via di casa, voleva lasciarlo, almeno questo è venuto fuori.
certamente anche oltre che dall'istruttoria orale, ma anche dai dati di telefonia. Quindi diciamo in fondo è un caso più, ahimè, gravemente classico, tristemente ricorrente, è gravemente ricorrente, cioè un cliché piuttosto visto, ahimè, in Italia.